Educare alla resilienza è il titolo della tavola rotonda alla quale hanno partecipato varie figure, tra cui Federico Pasquini, Jack De Vecchi della Dinamo Basket e la pedagogista Antonella Cavada. L'incontro è stato organizzato con lo scopo di riflettere e confrontarsi sulla resilienza organizzativa delle risorse umane dopo il Covid. Siamo qui al Museo Archeologico di Olbia per iniziare un percorso che è disegnato dall'Agenzia Europea Salute e Luoghi di Lavoro, in collaborazione con una rete universitaria che fa ricerca e intervento nei temi dello stress, della resilienza in diversi settori. Oggi affrontiamo la resilienza, soprattutto di ambito sportivo, perché la resilienza è fisica, psicologica, mentale, è organizzativa. E infatti interverrà la collega dell'Università di Navarra e parlerà di resilienza organizzativa. È una tavola rotonda, quindi ognuno parlerà della propria esperienza. Quindi vita vissuta, la resilienza dopo il Covid, com'è? Come si fa a gestire i propri figli che sono un po' dipendenti da TikTok? Si è parlato anche di resilienza nella gestione dei gruppi sportivi. Chi fa sport sa bene che la resilienza è un po' la base di tutto, nel senso che dobbiamo sempre tenere botta, dobbiamo sempre reggere, dobbiamo essere in grado di non mollare mai, e questo piegarsi ma non spezzarsi è un po' la base dello sport, è la base di quello che noi proponiamo ogni domenica ai nostri tifosi, al nostro pubblico. Durante l'incontro è intervenuto anche il sindaco di Olbia, Seti Munizzi, riportando la propria esperienza e il suo modo di lavorare in costante confronto con gli altri dipendenti pubblici.